Star. È vero, è vero. Gonna Need Someone dall'album Crook Boy, realizzato Ringo Starr, ha coinvolto alla chitarra Nick Valensi degli Strokes. E a questo punto possiamo chiedere che ne pensa il nostro ospite Luca Ravenna di questo. Penso che abbia sentito gli ultimi 30 secondi, cos'è, neanche? O l'avevi già sentito? Luca, benvenuto. Buongiorno. Ciao. No, beh, l'avevo già l'avevi sentito. Essendo grande fan degli Strokes, l'avevo già sentito. E anche a risentire adesso questi ultimi 30 secondi mi ha lasciato lo stesso. Sembra una seconda canzone di un gruppo che ha fatto una grande hit nel 2007, con sì. I Cooks. Ah, e sì. La seconda canzone che deve uscire, ma era chiaro che non era stata preparata bene. e quindi, boh, non lo so, ti lascia un po' così. Cioè, comunque è un ottantenne, e che ottantenne, e Nick Valensi credo, boh, l'avrà fatto per il prestigio di collaborare con Ringo, non lo so, sì. non mi ha lasciato un po' interdetto, diciamo. Ma forse volevano fare un po' una serata tipo quelle che fanno Falotto, no? Quelle che uno si mette lì, sì. Io la vedo più così, me la sento un po' più così. Se però Ringo è felice, siamo tutti felici. Esatto, cioè, sì, è una questione se di cuore. Ringo stare felice, siamo tutti felici. Giusto. Ma soprattutto, bentornato su Letture Metropolitane, bentornato su Radio Elettrica. Luca Ravenna ha più volte dimostrato di essere veramente molto abile, non soltanto nel imitare lo stereotipo del radiofonico, hey, vai ragazzi, ma è un gusto musicale che appunto prima era già stato espresso con la tua vera prima scelta, che erano Motherway di Kaiser Chief, che non risentivo dai tempi in cui non li suonavo i Kaiser Chief, disco Employment del 2005. Sì. Quando vuoi, qua il mixer è a disposizione, quindi quando vuoi passare appunto lo spazio c'è, ma ti abbiamo chiamato per un motivo. Anzi, io a questo punto posso dirmi anche un po' invidioso, perché delle tre persone con cui ho a che fare in questo momento sono l'unico che non ha avuto un dialogo, un incontro. No, io non ho mai avuto un dialogo, un incontro con il pontefice. Ma io non ce l'ho mai avuto, l'ho visto da vicino, ma non è che ci ho mai parlato. Io manco da vicino, quindi manco da vicino, va bene. Luca Ravenna ci ha addirittura fatto un incontro, non era un incontro di open mic, ma c'è stato un... Per quanto beh, dai, sarebbe, per quanto sia stato sì un momento, ovviamente, vabbè, ho fatto parte di questa ciurma di comici invitati di varie scale, vari valori, dal pontefice alla Santa Sede la scorsa settimana, o forse 10 giorni fa, non mi ricordo, sì. E ho avuto il piacere di andare lì a fare questo mega incontro. Tra l'altro sul Foglio è uscito un reportage ieri, credo, di Severo Raimondo, che racconta un po' tutta la vicenda, ci sono dei video anche di Jimmy Fallon e di sì. Stephen Colbert che nello show ne parlano. Però aspetta, andiamo con ordine. Sì. Come è arrivato questo invito? Perché partiamo una mail, è arrivata una mail che si chiama tipo Pope and Humor. Ma veramente? Che sì, tu sì, hai sì, pensato sì, questo sarà tipo spam? E your penis. E large sì, your penis. Tutti abbiamo pensato fosse phishing, però strano. Poi c'era il timbro, diciamo il timbro là. L'icona, il PNG, non saprei come dire, del sì. Vaticano, e quindi ti chiedeva, vuoi approfondire? E dicevi sì, e ti arriva una seconda mail e poi una terza mail con l'invito ufficiale in cui ti si diceva che potevi portare un accompagnatore, poi c'è chi ne ha portati 16. Ma come? Ma sì, figurati. Siamo sempre in Italia in fondo, no? Siamo in Italia, ma anche gli americani ne hanno portati un po'. Però niente, è stato molto bello, abbiamo ricevuto questo invito alle 6:45 di mattina. Comodo. Alla convocazione. Avveniva davanti alla porta, diciamo, guardando San Pietro, tutto a sinistra del sì. Colonnato. Sì, sì. Era richiesto, il dress code era formale, ovviamente sì. Non tutti l'hanno rispettato. Sembrava proprio un matrimonio inglese. Un matrimonio in Italia, quindi c'era gente sì, un po' misto, ben vestita, diciamo. Altrimenti. È noto che alcuni comici di livello anche mondiale hanno rifiutato l'invito, tra cui Ricky Gervais e così, che ha detto non è il mio ambiente. Però ecco, diceva così Saverio, perché giusto lui ieri nel suo pezzo sul Foglio diceva, ma che senso ha rifiutare un invito del genere? Se lo rifiuti vuol dire che ti stai prendendo sul serio, e in effetti sono pienamente d'accordo. Sì, perché comunque è abbastanza d'accordo. Unico come evento, certo. Di detto, marci avanti al Papa grazie al tuo lavoro da giullare, quindi veramente veramente un incontro che tra l'altro potete anche rivedere, ma voi curiosi dire, sulla io adesso metterò un po' su di YouTube. Un po' di carte in tavola, prego, e così prego. Una volta fatto poi magari mi scriveranno, mi insulteranno, non lo so. Allora, io sono cattolica e credente e anche praticante, quindi insomma tutta una serie di cose che mi mettono in effetti in una situazione un po' complessa. Però posso dire,
A prescindere dalle ultime esternazioni del Papa, che sono effettivamente l'ennesima cosa detta un po' a muzzo dalla Chiesa, ma lasciamo stare, le cose che ha detto a voi, diciamo al settore comico, sul valore del vostro lavoro, a me sono piaciute, le ho trovate cose interessanti, belle, anche dal punto di vista quasi politico, mi viene da dire. Assolutamente. E io credo che, insomma, sia anche interessante avere questo punto di vista. È un punto di vista un po' diverso, però ha un suo valore, anche il fatto, insomma, che abbia sottolineato anche il valore della satira. Devo dire che, insomma, poteva essere più banale, invece l'ho trovato comunque interessante. E che tipo di atmosfera c'era lì? Guarda, ti dico, rispetto a quello che dici sono pienamente d'accordo e prendo in prestito le parole di Edoardo Ferrario, che ha detto alla fine della, diciamo, del messaggio che ha condiviso con mm-hmm. tutti noi, il Papa ha detto è stato più aperto mentalmente di qualsiasi producer di Netflix o Prime tu possa incontrare. Ed è verissimo, nel senso che ha parlato proprio del valore della comicità e non in modo banale, e non ha mai parlato di limiti di alcun genere rispetto alla satira. Comunque dici, sei l'erede di Pietro. Certo. Era abbastanza affascinante. E non Pietro Castellito, proprio no, Pietro. No, Pietro, quello vero. Quello con le chiavi. Simone. E quindi no, è stato molto bello. E l'atmosfera che c'era era di buon rispetto, mm-hmm. da un lato. C'era chi era un po' troppo vittima del proprio cellulare, quindi un po' molto, diciamo, era lì, sembrava lì un po' per pescare selfie, sempre per tenersi sulla similitudine con Pietro, e un po' tanto troppo. C'era chi, tipo Jimmy Fallon, ha fatto il buffone e è stato vergognosamente fastidioso, ma si è messo a fare tipo una scenetta che faceva lo steward. Che diceva che tutti potevano andare, che l'incontro è finito, ha girato la sedia come se fosse stato un bulletto in un liceo americano, e però incarnava, per quanto fastidioso, incarnava quello spirito che chiunque salga sul palco, faccia il comico di lavoro, ha dentro di sé. E poi devo dire che ho visto il suo intervento nel suo show, dove ne parla, ed è stato molto onesto, ha detto: io ho sentito il bisogno di fare il pirla, e l'ho fatto e poi mi sono vergognato. Quello è stato figo, perché questo fa un comico, cioè si mette in una posizione di svantaggio per poi raccontare, magari con occhi diversi, la situazione in cui si è trovato. Cioè, è stato molto, cioè, è bello che ne abbia parlato, perché lì per lì è stato vergognoso. Lupa veniva richiesto di non fare selfie con il Papa assolutamente quando lo si salutava, e ce n'è uno celebre che ha girato molto, hanno fatto due comici Li vuoi pugliesi. Citare? Per il resto c'è stato chi era molto concentrato, chi meno, però comunque eravamo in uno dei luoghi che più importanti del mondo occidentale, mm-hmm. e non solo, in assoluto. Oltretutto. E quindi per forza di cose c'era anche del rispetto, cosa mm-hmm. che normalmente chi fa il mio lavoro un po' per natura non deve portare troppo, se no non riesce a farlo bene. Oltretutto era un incontro, appunto, tra il capo della Chiesa e una categoria che anche dalla Chiesa è stata piuttosto maltrattata. Non a caso, certo. il rapporto tra i comici e il colore viola è legato ad un periodo dell'anno in cui non si poteva fare spettacolo, e se non facevi spettacolo, certo. e se non fai spettacolo, se il lavoro è fare spettacolo, vuol dire avere la fame. Per questo è il corrispettivo, non è scaramanzia perché porta male, ma porta fame, certo. il periodo della Quaresima. Ma soprattutto c'era anche guardando, vi ricordo che, appunto, come detto, l'incontro integrale è su YouTube. L'incontro in sé, tra l'altro, cioè le cose che ha detto il Papa sono la parte più breve, in realtà poi il resto è tutto una stringere di mani. Devo dire, a me faceva anche un po' ridere, perché poi ho riguardato il video e praticamente c'erano tutte queste strette di mani, e a un certo punto, all'inizio sono più strette di mani, a un certo punto hanno iniziato a portargli la qualunque, cioè questo stava alla fine che c'aveva allora le foto, le cose, le bottiglie di vino, cioè chi gli ha portato, sembravano i cesti delle aziende di Natale, no? Cioè, a un certo punto tu una quantità di quello, io l'ho trovato, cioè nel senso, mi sono immaginata lì che mi sarei un po', non dico imbarazzata, però è una cosa un po' cringe, diciamo, no? Lo so, però anche quello fa parte di un rituale, lo so. Anche quello, penso, antico, del portare dei doni, comunque quello che una volta era uno dei due riferimenti della comunità sociale nella quale ci si trovava era il prete, cioè normalmente non incontra mai il Papa.
Resta. E quindi insomma, non era una brutta, non so come dire, non c'è stato niente di No, particolarmente imbarazzante, tranne appunto quella roba lì quella dei roba. comici pugliesi e di Jimmy Fallon. Tra l'altro, lui, Francesco, lui, lo chiamo per nome perché siamo vicini, Sì. Amici, certo. è riuscito in un intento che moltissimi hanno provato, ma non ci siamo riusciti neanche noi, cioè fare la reunion di Kashmir. Ah, sì, no, Neanche con Aldo, ovviamente. Giovanni e Giacomo ci sono riusciti perché Aldo non Aldo c'era. non c'era, è Aldo non c'era vero. perché è famoso perché lui tipo non ha cellulare, non ha la mail, cioè uno che sta molto sulle sue. Tipo non ha letto l'invito. Può darsi, Gli può altri non darsi gliel'hanno che detto, che brutta sì, cosa sì, però sì. posso dire. Sarà probabilmente il centro del prossimo film di Aldo, Sì, in Giovanni e effetti Giacomo. devo dire che Può poi darsi. le cose un po', diciamo, che ne sono venute. Io me ne sono accorta perché ho iniziato, come dici tu, a vedere una serie di selfie di gente che si faceva le foto con Jimmy Fallon, che si faceva le foto con Sì. Whoopi Goldberg. Chris Rock, mentre Will Smith tornava al cinema, lui No, io ho andava dal visto una Papa. cosa, cioè una che, di cui non farò il nome, che faceva cantare a Whoopi Goldberg I Will Follow Him, Eh che voglio dire, povera, cioè io stavo là e dicevo, Whoopi, fai una cosa giusta, dai una capocciata in testa a questa tizia, c'era un po' quel beh, non clima si lì, può, sì, un po' lo sì. so. Io ammetto di aver chiesto un selfie a Christian De Sica perché c'era poi un rinfresco che era Sì. lungo questo enorme corridoio che poi portava ai Musei Vaticani e furbescamente io, mio fratello Christian De Sica e suo figlio Brando siamo andati all'ultimo banchetto dei panini, eravamo da soli e ho detto Bravi. vabbè, a sto punto. Era finita la cerimonia, mi sono sentito che potevo farlo senza disturbare nessuno. Magnifico, magnifico. Ci vuole Lo metodo anche per ammetto. Ci affrontare i vuole metodo, sì, buffet, eh? Cioè ci vuole bisogna un po' di andare, bisogna andare lì. eleganza, Sì, sì. assolutamente sì. Lo stile è tutto. Bene. Grazie mille Luca per questo punto di vista. Quindi dopo c'era un buffet, com'era il buffet? Che cosa Questo è poi c'è? interessante. Medio, medio, Medio. sinceramente medio. Frutta buona, tramezzini, così così. Un po' vissuti. Caffè, c'era chi beveva il vino, erano le 10 mattina, ma svegli dalle 6, Vabbè. non so con che forza, però medio, cioè niente di Va bene, un va po' tipo bene. quei buffet tipo che si fanno un po' istituzionale romano, cioè non Ok. sono andati da Vanni, non sono andati da ottime pasticcerie di Prati, ma qualcosa di diciamo più tranquillo. Ok, un po' tipo quelli da conferenza stampa. Esattamente. Perfetto, ho capito il tipo. Grazie mille, grazie mille anche per questi dettagli fondamentali. Contesto per Figurati. Che stai facendo in questo periodo tu, Luca? Allora, adesso sto praticamente abbiamo finito di preparare il calendario per le date all'estero dello Wow, spettacolo ok. che faremo in autunno e le lanceremo lunedì. E questo poi sto scrivendo altre cose che per scaramanzia non dico. Certo. No. E basta, però ho finito la stagione del podcast, invece quello sportivo con Sì. Daniele Tinti. E basta, poi ieri come tutti ho visto la nazionale e questo diciamo. Si sente la mancanza Sì. del Kashmir Tour sulla nazionale, Quello portò molto molto buono, eh? Eh beh. vero, vero. Però, ma chissà, Chissà. quando Chissà. troveremo una buona idea del tempo per farlo, torneremo di sicuro. Bene, bene. Grazie mille Luca, come sempre. Quando vuoi trasmettere la tua musica, noi ci siamo, Sai anche che a Giovanni, distanza. Giovanni Quando c'ha un volete po' anche voi. questa tendenza stalkerizzante, lo devi perdonare. Io lo Ma capisco, figurati, ma lui è che mi uno va, ma qua solo. che. Guarda, è l'unica persona che mi dice che ho buon gusto musicale, quindi ogni volta che me lo dice è un balsamo per l'anima. Allora, facciamo così. Perché Io a non mia moglie dico l'hai detto, un giorno sì, un giorno nulla. no, Io ti iscrivi. non dico nulla. Faccio presentare a Luca Ravenna Canopy di Polo e Panna. Voi lo ascoltate e poi al 351-5241-101, se state sentendo questo podcast, questa recensione, questo intervento in chissà quale posto, commenterete. Ma intanto. Luca, come hai conosciuto, ma soprattutto perché ascoltare e non cambiare canale? Canopy di Polo e Pan. Io sto zitto poi. Perché? Perché io ovviamente come tutti ascolto la musica su un famoso portale di origini svedesi e spesso e volentieri l'algoritmo che ci conosce meglio delle persone che ci vogliono bene sa dove andare a pescare in base ai nostri gusti. Ascoltando molto spesso un DJ francese che si chiama French 79 che mi piace molto, un giorno è comparso su Spotify, questa proprio in sequenza, ero in motorino, non avevo modo di cambiare la canzone. Ascoltandola sempre a volume molto basso, ci mancherebbe altro, e l'ho sentita, questa è la canzone di Pole Panne e mi sembrava veramente molto bella.
Evviva l'algoritmo di Ikea. Ogni tanto va bene anche l'algoritmo. Sì, ogni tanto sì, dai. Sì. Grazie mille, Luca, a presto. Ciao. Grazie a voi. Ciao. Ciao. Ciao.